Secondo test amichevole per il Football Club Messina che, grazie alle 17 conferme, parte già rodato. Sì, diciamo che è stato un test positivo, anche con una squadra di due categorie inferiori, però l'importante era fare un buon allenamento e vedere più che altro se abbiamo qualche ragazzo in prova per vedere un po' se è all'altezza della situazione. Tutto sommato bene. 7 aggregati, c'è la possibilità che qualcuno strappi un contratto o lo deciderete soltanto dopo le altre due amichevoli al termine di questa seconda fase del ritiro? Ma io penso che sia più corretto, anche perché adesso c'è un bel carico di lavoro nelle gambe, tirare una riga a fine ritiro. Qual è il primo bilancio? Avete sdoppiato la preparazione, ragazzi che tutto sommato hanno dimostrato di aver lavorato discretamente anche in quella lunga fase di lockdown. Avevano già una base importante per poter affrontare un lavoro importante, e tutto sommato non ci sono stati infortuni. Tutto sotto controllo, perciò speriamo di finire il ritiro in egual modo, con la speranza che a breve si possa aggregare ancora 3-4 pezzi per ampliare questa rosa per un obiettivo importante. Con Gaspar sono già 10 gli stranieri, c'è il rischio che siano troppi quando arriva un ragazzo che parla solo lo spagnolo, riesce a integrarsi subito? Sicuramente sì, perché qua abbiamo tanti spagnoli che parlano anche l'italiano, poi lo spagnolo. Diciamo che la problematica è nostra quando andiamo in Spagna e facciamo fatica a imparare lo spagnolo. Quando arrivano gli stranieri a casa nostra, in 2 secondi riescono ad adattarsi immediatamente. Poi c'è la possibilità anche che ne arrivano degli altri. È inevitabile chiederle di Ledesma? È un capitolo chiuso? Si è creata qualche difficoltà per l'Argentina, stanno vivendo un po' la nostra situazione del lockdown. Hanno delle difficoltà oggettive anche a uscire dal paese, qualcuno ha qualche problema di salute, perciò rispettiamo le idee di tutti. Non posso dirti altro, anche perché non dipende da noi, c'era l'ok del ragazzo, c'è stato un po' di retromarcia, ma esclusivamente per il Covid. Ha parlato di altri 3-4 innesti nonostante questo arrivo di Gaspar, sempre centrocampo e attacco, le aree in cui pensate di individuarli? Sicuramente sì, proprio a breve, 1 o 2 giorni, dovremo fare un colpo importante, nei prossimi giorni altrettanto, immediatamente penso 1-2, giocatori che possono fare alla causa nostra e al bene del Messina e di Messina. È tempo di esperimenti, immagina varianti a questo 4-4-2 e immagina qualche innovazione particolare. Oggi ad esempio abbiamo visto Barnowski sulla corsia di centrocampo, peraltro insomma al di là dell'avversario ha mostrato buoni numeri. Lui è devastante, noi abbiamo giocatori polivalenti, possiamo giocare in diversi moduli, 4-2-4, 4-4-2, 4-3-1-2, abbiamo giocatori che si possono calare perché hanno intelligenza calcistica in diversi ruoli. Questo qua è un valore aggiunto sicuramente. Il Covid che ha condizionato Ledesma ha già costretto 2 squadre di questo girone, Marina di Ragusa e Sant'Agata, in quarantena. Partirà davvero questa Serie D o c'è ancora un punto interrogativo, perché oggettivamente non ci sono le possibilità che hanno club di A e B di effettuare determinati controlli? Ma secondo me dovremmo aspettare, penso, metà settembre per capirne un po' di più, anche perché mi ha visto che anche, se non sbaglio, Roma e Cagliari hanno qualche problematica, altre squadre che tu non hai menzionato hanno qualche problematica. Con la speranza che quando finisca il caldo, che dicono che il virus possa riaccelerare, che questa non avvenga, ecco, anche perché sennò più che altro per le categorie minori questo è un danno colossale. Perciò secondo me si dovrà trovare un rimedio per far sì di non bloccare ancora tutto, sempre rispettando la sanità e la vita delle persone. Quali le rivali? Si parla tanto di AC Reale, Licata, CR Messina che adesso ha inserito 3-4 over, tutti con un passato in C. Ci può essere una sorpresa come questo campionato è già stato ad esempio il Troina? Ma io guarda, spero che sia vivamente un bel campionato. Più competitor ci sono, più bello il campionato e più vivo il campionato. Con la speranza che comunque noi possiamo fare bene, molto bene. La nostra ideologia e mentalità è che rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno.